pomeriggio e bentrovati amici dello spin-off di Processo a Gamba Tesa, del calendario dell'avvento dei grandi campioni raccontati da me, Flavio Sarrocco, che oggi termina con la ciliegina sulla torta. Ho avuto il privilegio all'interno dell'estrazione a sorte per poter scegliere poi quale fosse il ragazzo da presentarvi alla vigilia, appunto ad avere la possibilità di poter scegliere come campione da raccontare. In tre minuti sarebbe impossibile farlo, ma ci proviamo comunque, andando forse un po' oltre. Per la vigilia di Natale, per l'avvento, e quale avvento se non quello di Luis Nazario da Lima? Per tutti, o per tutti quelli che ne hanno capito qualcosa da anni, Ronaldo e basta. Ronaldo, l'avvento della meraviglia negli occhi di un bambino che sa casomai che suo papà è molto appassionato e tifoso di una squadra, ma appassionato in generale di questo sport. Ma è il giocatore adatto per far innamorare chi non ha mai visto la differenza tra una gran cosa e una cosa straordinaria del mondo del calcio. Se vuoi far innamorare un bambino del calcio o un ragazzo della maggiore espressione qualitativa, tecnica ed atletica che si sia mai vista su un rettangolo verde, tu fagli vedere quello che ha fatto Ronaldo. Raccontagli di come ha iniziato il Cruzeiro, di come fosse già in Brasile da piccolissimo, e non accostato immediatamente a Pelé, perché in Brasile per una volta si erano accorti che un giocatore dovevano provare a non bruciarlo, perché forse l'occasione di vedere qualcosa di straordinario c'era davvero. L'approdo in Europa è nella fredda Eindhoven, al PSV, dove lui naturalmente segna come se non ci fosse un domani, riesce subito a confrontarsi comunque con la differenza, seppur minore rispetto a quella che potrebbe intercorrere col campionato italiano, tra le difese del campionato olandese e la fase difensiva che si adottava lì in Brasile in quegli anni. Siamo alla metà degli anni 90, quando Ronaldo poi approda nella stagione 1996-1997 al Barcellona, ed è naturalmente subito amore col pubblico blaugrana. Non riesce a vincere la Liga vinta dal Real Madrid di Fabio Capello, ma fa vedere cose straordinarie durante tutto l'anno. È un giocatore che passa in mezzo agli avversari, che li irride senza irriderli mai, li irride perché è più forte, perché in maniera manifesta differente rispetto a tutto il resto. Mette a sedere tante volte, diverrà una costante, più di 80 gol nella sua carriera segnati saltando anche il portiere, che è una cosa che in generale oggi non si fa più. Dopo il Barcellona diventa l'acquisto più oneroso della storia del calcio. È un presidente innamorato, i suoi innamorati tifosi, vuole regalare il sogno dei sogni. Arriva all'Inter Ronaldo nel 1997-98 e così come impatta come un meteorite la Liga, e come fatto prima con l'Eredivisie, e fa lo stesso con la nostra Serie A, albergata al tempo dai migliori difensori che abbia visto il calcio negli ultimi 30 anni. E Ronaldo, seppur giovanissimo, è straordinario nel trascinare una squadra costruita praticamente sui suoi strappi e sulle sue accelerazioni, ma anche sulla sua capacità di riuscire a mettere tutto quell'individualismo a disposizione del collettivo, della squadra, i doppi passi, le grandi polemiche. Le voglio saltare perché siamo già a 3 minuti e mezzo e dobbiamo parlare dell'approdo al Real Madrid, stagione 2001-2002. Dopo il 5 maggio Moratti sceglie di tenere Cooper e di mandar via Ronaldo, che l'aveva messo di fronte a un bivio. Va in Spagna, diverrà capocannoniere anche della Liga, riuscirà a far vedere, dopo essersi frantumato le ginocchia più volte, come probabilmente una persona normale non sarebbe nemmeno riuscita a tornare a camminare fluentemente. Invece c'è lui che continua ad essere meraviglioso, e al pallone d'oro che aveva vinto nel 97 ne affianca un altro nel 2002, dopo il mondiale vinto con sua doppietta in finale col Brasile contro la Germania, in quel di Corea del Sud e Giappone. Il resto della carriera rapportato al Milan è un nostalgico abbandono da parte di un calciatore che ha iniziato l'addio, come capita a tanti grandissimi, molto prima poi di andarsene realmente dai rettangoli verdi di tutto il mondo. E in generale è un po' la spiegazione del fatto che una macchina così perfetta non era possibile supportarla anche con quel tipo di fisico lì, che sembrava studiato anche a distanza di tanti anni, fatto per poi a un certo punto incartarsi su se stesso, come è capitato. Non aiutavano le sue abitudini, non da atleta agli Arzanetti, ma quello che ha fatto vedere in campo, quello che abbiamo visto, quello che possiamo osservare ancora oggi sui social,
è, a mio avviso adesso, e spero di essere smentito, completamente irripetibile. Buon Natale e vivetelo, anche se è difficile viverlo con la meraviglia di un Natale qualsiasi, con la stessa meraviglia che ha avuto un bambino la prima volta che l'ha visto giocare, Ronaldo. Grazie a Flavio, grazie a tutti. Noi ci risentiamo presto. Alla prossima.